Va bene, ci sta, sono contento, tutto a posto, bella. Poi, Kagawa molto buono, l'ho trovato molto buono Kagawa, quindi Kagawa ce lo portiamo. Questo coglione, chi è? Rabun Amouma, Amouma, non so chi sia, vattene fuori dal cazzo. Va bene, io direi di riprovare con gli stessi settaggi. Probabilmente non saremmo così fortunati da beccare un'altra squadra 4 stelle, anche perché questa mi è sembrato strano. Cioè, io metto utente di pari livello e non mi trovo un cazzo di nessuno. Lascio tutto aperto, così proprio, e mi ha trovato un utente da 4 stelle. Quindi, visto che ieri ci ho messo mezz'ora e non mi ha trovato nessuno, continuava a chiccarmi fuori come se non ci fosse un domani. Lasciamo così e speriamo di beccare uno a 4 stelle. Se becchiamo uno a 5 stelle, spero che abbia un punteggio molto più alto, così siamo scriptati noi e gli facciamo un culo così per una volta. E ne vinciamo due oggi, forse, forse. Io comunque vi aspetto qua quando PES ci avrà trovato qualcuno. Passerà sicuramente un altro bel po' di tempo perché. E sperando. Ma che cazzo aveva la TV che si è riavviata? Cosa cazzo aveva la televisione? Cosa gli posso tirare? La scatoletta del tè per Mike Scioscia. No, no, è a posto, non si spegne più. Boh, vabbè, anche perché è una TV di marca, le grandi marche delle televisioni di Crisabbo. La TV è United. United c'è scritto nella TV, no? Pirete le grandi TV, no, cazzo. Dai, stavo dicendo proprio quello. XX Arrogancia XX. Anche questo, squadra 4 stelle, valutazione cortesia una sola A. Noi 4 vittorie nelle ultime 5, anche lui 4 vittorie nelle ultime 5. Qua, da qua potremmo essere quasi pari, eh? Attenzione! Allora, ci cambiamo subito la divisa, lui gliela mettiamo così, a noi ci mettiamo. Poi c'hanno tutti il Barcellona. Ci avete tutti il Barcellona e giocate come il Pabillonis giocate. Ora andate a googlare che squadra è il Pabillonis. Non lo so, è un paesino vicino al mio. Vediamoci le frecce. Sbam! Buonissime le frecce, buonissime. C'è anche Casemiro, guardalo lì. No, 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 fermi tutti. Allora, ci togliamo sempre Isco. Ci mettiamo Casemiro. Facciamo così. La squadra è sempre questa, signori. Sto facendo qualche ultima modifica così a gratis, tipo adesso. Perché eccolo qua. Allora, Jonas, Aduriz, Dybala, sempre quelli. Adrien Silva, Kagawa, Bruno, Mustafi, Varane, Marquinhos e Albiol. Abbiamo anche un po' di frecce, probabilmente al secondo tempo facciamo entrare anche Casemiro perché non si sa mai. Va bene, vediamo cosa ne uscirà anche da questa. Ciao Fabio! Mi raccomando, eh. Mi raccomando, non fai la merda. Dì allo script di andarsene a fare in culo anche in questa partita. O tutt'al più di venire dalla nostra parte. Vai! Aduriz, Adurizzo, e dai Adurizzo. Era bella però, era bella. Non si fa uscire il portiere quando non ci arrivi. Non si fa uscire il portiere quando non ci arrivi, perché Crisab è una merda e ti fa i pallonetti. Lascia fare. Non ci arriverà mai. Invece sì, ci è arrivato. Provala! Aia! Vai, è libero! Vai, Paolo! Cazzo! Siti qua, cazzarola. Ma tentala, ma che cazzo è? Cavolo, non riesco mai a andare dietro il giocatore. Vai! No, Paolo! Te la sei mangiata, Paolo! Non voglio andare in pausa. Vai! Quando cazzo ci arriviamo? 1-0, fine primo tempo, 1-0 per noi, è buono. Abbiamo fatto 8 tiri, 5 in porta e ne è entrata una. Lui ha fatto 0 tiri, 0 in porta. Insomma, parliamone, dai. Va bene, proviamolo. Siamo solo 1-0. Dobbiamo fare subito, cercare di fare subito il secondo gol.
Vedi, mi fa scatti, cazzo! Non mi prende i passaggi ed è colpa mia, Porca puttana! Cazzo! Vedi, va avanti, mi fa scatti. Cioè siamo in ritardo di 2 secondi. Quando io gli dico di andare a destra, lui mi fa prima un passo in avanti e poi mi va a destra. Meno male che ci fischia un fallo, perché da lì non so come cazzo avremmo fatto a uscirne. Meno male che ci ha fischiato un fallo. E il gol non tarderà ad arrivare. Non tarderà ad arrivare. Vai a Duriz! Non ci credo mai. Guarda, guarda, non va neanche. Guarda, guarda il giocatore. Porco il cazzo. E non è fuori gioco. Dammi. Vabbè, grazie per avermelo tolto. Grazie, grazie. Grazie, pes di merda. Ero pronto con Casemiro e me lo togli, ovviamente. Guarda questo, mo si fa prendere palla, guarda, se no non è contento, ma scherzi. Vuole la profondità. Può colpire. Cazzo, non mi è uscito il pallonetto. Come cazzo ha fatto a non uscire il pallonetto? Cazzo è prendere la palla, che brutto vizio prendere la palla. Bello questo passaggio, no, bello, bello, cazzo. Bellissimo sto passaggio. Guarda, guarda, va a scatti naturalmente. Il portiere non ci arriva perché io l'ho fatto uscire un pochettino per svegliarlo. Ma naturalmente andando a scatti te lo prende dopo, quindi se quel tiro era in porta era gol, eh. Comunque stiamo vincendo 1-0, non è male neanche questa. Se mi prendesse i passaggi andrebbe ancora meglio. Però non va. Attenzione Casemiro! E lui! Parata! Nostra, è nostra, la finiamo in attacco questa. E vittoria anche questa. E vittoria anche questa. Vai gol cross. Vediamo se riusciamo a metterla dentro, no? E fallo, signor arbitro, e fallo. E fischia. E cazzo, la sto passando indietro per quello, se no avrei continuato a bombardare la porta. Non ha fatto un tiro in porta questo, ne avrà fatto uno, ne avrà fatto. Sono curioso, guarda, 2 tiri, 0 in porta. Noi 17 tiri, 7 in porta e ne è entrata una, ne è entrata. L'importante è portarsele a casa queste partite, perché mi fa incazzare quando non ci riesco. Va bene, sono contento, sono abbastanza contento, signori. 6 punti, 6 punti, la nostra strada inizia a colorarsi di verde, che non è mai una cosa brutta. Va bene, sono contento comunque. 2 partite, 2 vittorie, oggi è andata alla grandissima, alla grandissima. E niente ragazzi, abbiamo giocato, abbiamo vinto, la squadra 4 stelle è andata veramente, veramente bene e abbiamo avuto culo che ci ha trovato gente a 4 stelle. L'ultimo secondo tempo che abbiamo giocato di questa partita era veramente brutto, perché io andavo a scatti. Io arrivavo con un secondo e mezzo di ritardo sui giocatori. E non mi piace quando si mette così la situazione, no? Però va bene, dai, ci siamo divertiti, abbiamo fatto 2 belle vittorie che non sono mai male. Signori, io direi anche che il video può terminare qua. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, spero che il video vi abbia tenuto compagnia, intrattenuto, divertito, eccetera, eccetera, e che abbiate visto 2 belle partite oggi, signori. Detto questo, io vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ricordo e ringrazio che siamo quasi a 150 iscritti, signori, che magari per i grandi numeri di YouTube non è niente, però per me è tanto, è tantissimo, è tantissimo. Siamo una piccola tribù, capito? Una piccola tribù di nabbi, però. Signori, ci vediamo domani con un nuovo video. Ricordatevi di divertirvi e che in fondo si può vincere anche con una squadra a 4 stelle, signori. Eh sì. Ciao ragazzi!